like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. Eccoci qui, buon pomeriggio, buona serata, appuntamento settimanale con gli orologi di Marengo. Tutte le settimane abbiamo una così rassegna di orologi nuova, speriamo che siano nuovi, chiaro? E oggi ci sono diverse novità, abbiamo tante novità, specialmente per quanto riguarda così gli orologi diver, quindi attuali da usare adesso in periodi estivi, periodi di vacanze, eccetera. Rolex soffriamo un po', lo dico già, chi è appassionato di Rolex, chi vuol vedere solo i Rolex, oggi ne vedrà pochi. Ce n'ho una decina e tra l'altro rinnovo l'appello che sistematicamente faccio, che se qualcuno ha orologi da vendere, in particolare Rolex, ci contatti che noi siamo interessati. Il 345-8249 è a vostra 345-8249-357 è a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione, contatto che vogliate prendere con noi o che altro. Prima di cominciare con i saluti a Mario che è in regia e alla nostra Alessia che oggi è un po' fuori forma, vabbè dai su passerà, dai ti fa male la testa e vabbè, che devo fare, la tua età è normale avere qualche magagna. Cominciamo, facciamo vedere il primo oggetto di questa rassegna che è il Girolperego GP7000, qui avevamo chiesto mi pare 1500, confermiamo i 1500. E, anzi no, 1450, avevamo abbassato leggermente, è un acciaio oro con la cassa tamburo, movimento cronografico automatico così sovrapposto, modulare come si dice in gergo tecnico, è un bel orologio, io ero molto attratto da questo orologio quando questo andava in gran voga negli anni 90. E proprio anche per questa sua così abbastanza semplicità di linee, no? Questa cassa tamburo, questa lunetta piatta, questi pulsanti rettangolari però arrotondati, poi questo bel quadrante bianco, contatori profilati, quindi il pulito, leggero, è un orologio che mi ha sempre attratto. E 1450 la richiesta, ve lo do revisionato, un anno di garanzia. Girolperego, poi insomma, questi sono orologi che sono sottostimati, come dico sempre io. Quel che poi andate a pagare è meno rispetto a quello che si dovrebbero valutare e pagare. Tant'è vero che se andate a vedere i listini di Girolperego, che è una delle maison più importanti che anche attualmente esistano, sono listini importanti. Vedete anche il fondello serrato da 6 viti, una cosa ben fatta, 1450 la richiesta, revisionato, un anno di garanzia, ritiramelo grazie. Questo è un Hamilton Khaki, una versione abbastanza sportiva, per non dire militare, questa è la versione antimagnetica, la leggibilità qua è la parola d'ordine, è un 42 mm di diametro, quindi bello grande, il prezzo è piccolo, 3,90 la richiesta, revisionato, un anno di garanzia, anche questo. Hamilton ci ha abituato a dei listini bassi, ad un ottimo rapporto qualità-prezzo ed è una casa che io consiglio, sono quelle case che davvero quando vedi l'orologio, prendi l'orologio in mano, noti delle caratteristiche che poi ti fanno stupire quando vedi il prezzo di listino. Le lancette sono index, le cifre sono arabe, verticali, una forte godonatura nella lunetta che tra l'altro si accompagna bene alla godronatura che abbiamo nella corona a cipolla grande, ben dimensionata. Dimensionato anche l'orologio, 42 mm, secondi centrali, un bel quadrante che dà sul rosa, e vetro zaffiro, scatto rapido di data, bello, cinturinato, poi il cinturino sapete che volendo lo cambiamo, non mi sembra il caso perché questo è un cinturino assolutamente in ordine. Fammi un attimo vedere il fondello, il lato B che volevo vedere, eccolo qua, anche qui abbiamo la godronatura che poi funge anche da
così da appiglio per la chiave nel momento in cui però no, che non serve nemmeno perché abbiamo il fissaggio del fondello, vedete, attraverso le sei viti, quindi non è un fondello avvitato, ma è un fondello a viti, a viti. Anche questo sinonimo di qualità, attenzione, quando i fondelli sono avvitati o a vite, insomma, abbiamo un grado di finitura superiore. Quindi 3,90 direi da così pensarci, ritiralo, ritiralo, e poi questo invece è uno Jaeger LeCoultre spettacolare, automatico, qui la richiesta mi pare fosse 1450, anche qui sottostimato, non siamo nel suo valore, non siamo nel suo valore, perché questo è uno Jaeger degli anni 50, tra l'altro anche grande, dimensionato, perché è un 37 mm, quadrante argento, secondi centrali, indice a cabochon con ai quarti così queste punte di freccia, poi il 12 arabo, troneggia al posto appunto del 12 Aure 12, poi Jaeger LeCoultre, il marchio, eccetera, no? Questo è un cassa oro automatico, attenzione, degli anni direi 50, grande qualità, anche qui la firma è prestigiosa, Jaeger LeCoultre appunto, l'orologio è bello e qui c'è anche il sapore così dell'antico, del vintage, dell'orologio d'epoca, che comunque ricordo che continua a fare lavoro, il suo dovere egregiamente, no? La cosa bella degli orologi antichi d'epoca è che appunto conserviamo il fascino del vecchio, dell'antico, ma la funzionalità del giovane, no? Faccio un esempio, con l'automobile, no, se tu hai una Torpedo degli anni 50, non è che prendi, vai da qua a Roma a 180 all'ora, no, non ce la fai più perché ormai poverina non può darti le stesse prestazioni di una vettura attuale, per non parlare poi della sicurezza, del comfort, eccetera. Invece un orologio, sì, un orologio ti dà le stesse prestazioni che dava 50 anni fa, le dà oggi. E tra l'altro queste prestazioni non differiscono dalle prestazioni che può dare un orologio nuovo. Forse poi se parliamo magari di robustezza, impermeabilità, eccetera, quello è un altro discorso. Ma quello è più legato al tipo di modello, questo modello elegante, quindi l'orologio con cui non posso fare il bagno, no? Ma l'ora, state tranquilli che ve la indica in maniera precisa, come se fosse un orologio acquistato ieri. Ritiralo, un altro orologio affascinante che proponiamo a 900 euro, ma questo è un insulto e qui insomma ci sarebbe da aprire una parentesi per quanto riguarda i valori di mercato che sono falcidiati semplicemente dalla dimensione. Dalla dimensione, ma è una cosa pazzesca, perché questo non è un Baume & Mercier da 900 euro, un cronografo con calendario e fasi luna, carica manuale, acciaio oro, non è da 900 euro, lo devo proporre a 900 euro perché è un 36 mm di diametro, quindi per essere un cronografo è abbastanza piccolo. E la dimensione oggi come oggi incide parecchio, se solo fosse un 39 mm di questo orologio potrei chiedere tranquillamente intorno ai 2000 euro, intorno ai 2000 euro. La dimensione, che dicono che non conta, sì che conta, altro che. Tra l'altro adesso poi ci sono delle cose strane, no? L'altro giorno parlavo con un amico che ha il figlio che gioca a pallone a livelli insomma quasi professionistici, no? Ed è un difensore centrale e il procuratore dice, ma è 1,83, ho difficoltà a trovargli il mercato perché se fosse 1,85, dico io, ma cosa li prendono a peso adesso i calciatori? In base a quanto sono alti? Una volta ai miei tempi si vedeva come toccavi la palla, come sapevi stoppare, calciare, trattare la palla, eccetera. No, adesso conta solo l'altezza. È così anche negli orologi, conta solo la dimensione. Quindi cose spettacolari come questo, poi alla fine vengono proposte a ridicoli prezzi, così, 900 euro. Vedete i due correttori che regolano comunque appunto la data e le fasi lunari, Quindi questo è un grande orologio dal piccolo prezzo. Ritiralo, ritiralo. Beh, un altro bel pezzo, qui mi pare avessimo chiesto sulle 7,50, questo Zenith di forma, qui le dimensioni ci sono, è grande, è un rettangolare con cassa arcuata, le dimensioni ci sono, leggibilità anche, cassa di forma, quindi mi ci vuole l'appassionato della cassa di forma,
perché poi è vero che gli orologi da polso con cassa di forma hanno così un seguito particolare, no? La maggior parte della gente preferisce la cassa rotonda. Io invece sono tra quelli che amano invece la cassa così rettangolare, tondo, tortù, eccetera. Questo è davvero bello, lineare, pulito, essenziale, indicazione solo dell'ora, né piccoli secondi, né datario, niente, non c'è niente. Questo è un orologio che dice solo che ore sono. Eppure ha, nonostante il carattere così elegante, ha anche una buona dose di sportività. Porta con sé una buona dose di sportività. Vetro zaffiro, lancette a gladio, quadrante bianco, cifre romane, radiali, chemin de fer, la pista dei secondi, 7,50 la richiesta, automatico, attenzione, poi parliamo di Zenith. Ritiriamolo anche questo, bello direi, io sto cercando di correre, vediamo se riesco a correre fino alla fine. Questo è il Valiant della Hamilton, altro pezzo dove poi abbiamo rivisto il prezzo, che era mi pare inizialmente 7,50, poi l'abbiamo ridotto a 4,80 se non sbaglio, 4,80 confermo, automatico, 41 mm il diametro, quindi insomma anche qui abbiamo il diametro che vi piace, giusto? Volete vedere, perché volete vedere il padellone, tant'è vero che abbiamo difficoltà anche a riprenderlo, vedete come riflette, tanto è grande. Anche qui leggibilità è la parola d'ordine, cifre romane radiali, quadrante nero, nero brillante con una leggera finitura, diciamo così, guilloché nella parte della fascia delle ore. Poi abbiamo questa finestrella data, rimessa rapida, il vetro zaffiro. Un bracciale davvero bello che da solo secondo me vale i 480 euro che chiedo di tutto l'orologio. Un bracciale maglia tipo Milano a 5 file di maglie a doppia finitura lucido satinata. Tra l'altro vedete serrato, fissato da una doppia, da un doppio pulsante di sicurezza. Quindi anche qui abbiamo davvero delle egregie doti di alta finitura. Su poi un prezzo che voglio dire nemmeno 500 euro, insomma, quasi siamo nel campo nella fascia di prezzo degli orologi segnatempo, questo non è un segnatempo, questo è un orologio, tanto bello devo dire. Ritiralo, questo invece è un cronografo, tachimetro racing della Tagoyer, qui la richiesta era 1850, lo abbiamo equipaggiato di questo sgargiante cinturino giallo traforato, che richiama comunque il mondo dell'automobilismo, mondo a cui è molto legata la Tagoyer in generale. Ricordo che la Tagoyer è colei la quale ha inventato, progettato, realizzato il sistema di cronometraggio delle vetture di Formula 1. Scusate. E quindi insomma sempre ha avuto un grande legame col mondo dell'automobilismo, non a caso per esempio questo modello appartiene alla collezione Carrera. Carrera era una corsa automobilistica che si svolgeva, mi pare, in Messico negli anni 50 su un circuito urbano, corsa che ovviamente oggi non esiste più perché un circuito urbano non garanterebbe sufficiente sicurezza. Ecco. 42 mm il diametro, 1850 la richiesta. Tachimeter Racing, qui vediamo la scala tachimetrica che caratterizza questo Carrera, ben visualizzata attraverso questo anello in alluminio anodizzato che è inserito letteralmente sulla lunetta, sulla ghiera esterna. Poi abbiamo i contatori cronografici, vedete, sovradimensionati, verticali, conta minuti e conta ore, piccoli secondi indicati al 9. Un po' così sacrificati come dimensione, però sta bene anche esteticamente questa alternanza di dimensione tra i contatori e il contatore dei piccoli secondi. Il datario lo abbiamo, il vetro zaffiro anche, automatico, 1850 ritiramelo, grazie. Poi c'era che l'abbiamo trascurato questo Vacheron, adesso andiamo così in periodi un po' più difficili per questi orologi, però è sempre qua, 2007 la richiesta, anse convergenti, cassa in oro, demi-plate, anni 50-60, insomma è un Vacheron costante. Dico sempre, per questi orologi
Bisognerebbe far vedere il movimento, perché poi il vero pregio in questi pezzi è il movimento, il grado di finitura, le soluzioni ingegneristiche, davvero la perfezione della micromeccanica che abbiamo in questi grandi movimenti, la cui differenza poi l'avvertono per esempio i riparatori. Mi diceva una volta un riparatore: vedi, quando io metto le mani su un Vacheron Constantin, su un movimento Vacheron Constantin, dice, c'è un'enorme differenza, perché io come appoggio la ruota, per esempio, sul perno, questa da sola si va a trovare la posizione, senza bisogno che limo, che spingo, che tiro, che faccio, no? Quindi c'è una tale perfezione, un tale alto grado di finitura in tutti i singoli componenti, leve, ruote, ponti, platine, eccetera, che tutto combacia alla perfezione ed è un piacere smontare e rimontare il movimento. Quindi poi questa qualità, forse più apprezzata da coloro i quali poi mettono le mani, che devono aggiustare gli orologi, tant'è vero che anche a noi capita, no? Nel nostro piccolo, quando dobbiamo cambiare un bracciale, togliere una maglia, eccetera, facciamo più fatica, quando ci arriva la cineseria, l'orologio, o meglio il segnatempo dalla Cina, no? che sono dei tollini grossi, appariscenti, che sembrano chissà che cosa, poi quando gli togliono una maglia diventi pazzo, perché c'è una più grande dell'altra, quell'altra non va bene, la togli e non la inserisci più. Perché? Perché sono fatti a macchina, a nastro, no? Poi assemblati. Quindi non c'è cura, non c'è finitura, e metterci le mani è un disastro. Invece, ripeto, nelle cose di alta qualità, poi quando vai ad intervenire te ne accorgi. Ritiralo anche questo, che ci vediamo un cronografino che io ho proposto a 1007, che tra l'altro devo dire la verità, avete chiamato in diversi, poi non si è fatto vedere nessuno, però avete chiamato in diversi. Attenzione, perché qui c'è una cassa che sarà secondo me dai 30 ai 40 grammi, è pesantissima questa cassa. È un movimento ibrido dell'IVC, avevo chiesto 1700 euro, qua mi ci vorrebbe una donna. È da uomo l'orologio, perché comunque questi cronografi erano fatti per il pubblico maschile. Però è un 34 mm come diametro, quindi per un cronografo è molto poco, però vedete lo spessore, la robustezza massiccia, la cassa davvero, tutto oro, attenzione, non li fanno più questi orologi con cassa così pesante in oro, con il metallo che costa 50 euro al grammo, nessuna casa può più permettersi, salvo Rolex, di realizzare orologi con cassa in oro, bracciali in oro, possenti, pesanti, no, non lo fa più nessuno, non lo fa più nessuno. Diciamo che secondo me storicamente dal 2018-2020 in poi, anno in cui l'oro davvero è cresciuto parecchio, se non cala, ma non credo che cali, perché l'oro non è mai andato indietro, semmai va avanti, ormai si è stabilizzato su questa cifra, ebbene, negli anni a venire noteremo una produzione di oggetti e di orologi, in particolare d'oro, dove il metallo sarà risparmiato al massimo, quindi le casse saranno leggere, si cercherà di dilatare, di tirare al massimo il metallo per fargli fare figura, ma poi si romperà tutto. No? Questo qui abbiamo una cassa che si consuma fra 200 anni forse, ma nemmeno. E dicevo del movimento ibrido, dove abbiamo la base tempo quarzo e la platina cronografica, che permette per esempio di visualizzare l'andamento continuo della sfera dei secondi cronografici se noi azioniamo il cronografo, quindi pur essendo un quarzo non abbiamo il classico andamento così a scatti della lancetta. Davvero bello, e qua mi ci vorrebbe una donna. Io lo trovo splendido per un polso femminile, perché è una misura ideale, giusta, poi cronografo che non guasta, perché rispecchia magari il carattere grintoso di chi lo porta. Qua non ci vuole una gatta morta, passatemi il termine, qui mi ci vuole
Una donna di quelle energiche, sportive, che non si perdono d'animo, che fanno le gare con gli uomini. Io ho un'amica che va in bicicletta insieme agli uomini, no? L'altro giorno mi dicevo, ma sai, però faccio fatica, quando la strada va in salita, questi hanno più forza, ma non li mollo, ma non li mollo. Ecco, questa potrebbe essere un cronografo per lei, che non ha paura di confrontarsi con gli uomini. Bello comunque, ritiralo, dai, ritiralo. Questo è un altro oggetto particolare, sportivo, di estrazione artigianale, di produzione artigianale. Questo è l'MG, meccanica grezza, è quello tanto dedicato al battaglione Tuscania. E, beh, è un orologio che è caratterizzato da un alto grado di finitura. Abbiamo la cassa che è ricavata dal metallo 316L pieno, quindi scavata all'interno, una lunetta in bronzo marino che devo dire gira in maniera perfetta, un vetro zaffiro, un movimento ETA, la corona a vite con un sistema nuovo chiamato valvola del tempo, se non sbaglio, brevettato. È un impermeabile a 300 metri questo. E dove addirittura il cinturino, vedete, vedi, fai gira un po', qui c'è scatola, garanzia, c'è tutto, qui la richiesta mi pare fosse sui 1.800, sì, 1.800 mi pare. Vedete il cinturino appunto che è letteralmente così fissato attraverso questa piastra serrata da due viti, e quindi il cinturino non è nemmeno così applicato semplicemente con delle ansette, ma addirittura fissato alla cassa. Cassa che vedete, il cui fondello vedete è serrato da 6 viti a brugola, e questo è un altro particolare che la dice lunga sulla robustezza del pezzo. Scatola garanzia, meccanica grezza, poi ne vedremo un altro, sempre della meccanica grezza più avanti. Torna un attimo sul quadrante, che appunto testimonia che questo è l'esemplare dato in dotazione al battaglione Tuscania, e questo è nuovo, nuovo scatola garanzia. Ritiramelo, 42-43 mm di diametro, quindi grande, quindi grande. E questo è l'Oris, altro orologio di gran valore per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. Qui mi hanno chiesto 1.200, il vintage. Che poi altro non è che il summarie, fra virgolette, della Oris, perché è un 200 metri, corona vite, lunetta girevole unidirezionale, qui c'è scatola, garanzia, c'è tutto. Voglio vedere il grado di impermeabilità, 100 metri, non 200, quindi 10 atmosfere. Però assolutamente 10 atmosfere corona vite è più che sufficiente per considerare un orologio come diver. E quindi poterlo usare in acqua per nuotare, per tuffarsi, per giocare, per fare il bagno in generale. Quando non abbiamo la corona vite e abbiamo un'indicazione di 50 metri, per esempio, non facciamo l'errore di dire 50 metri, io vado tanto, vado a 1 metro al massimo. No, no. 50 metri indica gli orologi water resistant, non waterproof. Ok? Quindi 50 metri danno un'impermeabilità agli schizzi. Ci laviamo le mani, facciamo la doccia, se l'orologio cade in acqua non succede niente se lo raccogliamo subito, se prendiamo l'acquazzone in moto non succede niente, ok, quindi impermeabile agli schizzi, ma per fare il bagno con l'orologio ricordo, attenzione perché poi mi allagate gli orologi, sono dolori, sempre di almeno 10 atmosfere, almeno 100 metri, e poi corona a vite, e poi corona a vite. 42 mm il diametro. Oris, vintage, ritiralo anche questo, condizioni devo dire pari al nuovo, credo costi 1.000 euro in più di listino. E beh, questo è un altro diver che conosciamo, il Seamaster acciaio oro, qui la richiesta era ed è 2.500 euro. E poi ecco, volevo chiedere a Mario se mi dà un aggiornamento sul tempo, perché non avendo il time code, che è tutta sta cosa qua. Cosa che do scandalo io con tutto questo, questa apertura. Sì, non tocco il microfono, ma mi devo riabbottonare. Tra l'altro, mi fa male il braccio. Scuso, mi scuso per la fascia, ma ancora non abbiamo potuto toglierla. Confido di toglierla almeno questa settimana.
fra 15 giorni. 2005 la richiesta. Decoro ad onde di questo quadrante bianco con contatori tono su tono, lancette scheletrate, luminescenti, comunque rimessa rapida del datario, insomma, buone caratteristiche, bell'orologio, lo conosciamo questo. C'è scatole, garanzia, 42 mm il diametro, ricordo acciaio oro, la versione Seamaster 300 crono, ma acciaio oro. Ritiriamolo anche questo, mi dicevi, scusa, che sono passati quanti minuti? Un'ora e quattro minuti rimanenti, allora cerchiamo a tambur battente di andare avanti. Eccolo qui l'altro MC2, mi pare, l'MG02CD, meccanica grezza, questo crono particolare con questa cassa arrotondata. Tanto devo dire che c'è un motivo della forma della cassa, perché il CEO di meccanica grezza è un Ligure che poi ora si è trasferito nel Bergamasco e con questa forma di cassa ha voluto richiamare i ciottoli tipici delle spiagge liguri. Chi è stato in Liguria avrà visto che in tante spiagge ci sono, che io adoro tra l'altro questi ciottoli, perché io non sopporto la sabbia, la sabbia mi dà fastidio proprio, guarda, mi si appiccica quando esco dall'acqua nei piedi e poi mi va a finire sul lettino e me la sento solo. No, io amo i ciottoli, e appunto la forma di questi ciottoli arrotondati, tipici appunto delle spiagge ligure, di alcune spiagge ligure, si sono ispirati, si è ispirato l'ideatore di questo cronografo, l'MG02, con movimento cronografico automatico. Anche qui abbiamo l'acciaio 316L, anche qui abbiamo la cassa che è ricavata dal pieno, anche qui abbiamo il fondello serrato da 4 viti a brugola, e qui la richiesta è 1700 euro. Sono orologi che hanno listini importanti, c'è scatola, garanzia, c'è tutto, hanno listini davvero importanti. Il movimento è un derivato Vajou, tra l'altro è curioso, carino, la posizione dell'orologio rispetto alla cassa, alla simmetria della cassa, perché vedete che abbiamo i due pulsanti crono e la corona leggermente spostati verso l'alto, che fanno sì che abbiamo anche così in linea obliqua i due contatori cronografici, i contaminuti e i piccoli secondi. Bello, zaffiro il vetro, bella questa, ripeto, cassa ricavata dal pieno, che ha questa caratteristica di rotonda, di forma rotonda, richiamante appunto i ciottoli liguri. Ritiriamolo. A me, se mi portate alle Bahamas, no, non mi piace. Poi tocchi sempre, non mi piace. Quel mare lì non mi piace. Mi piace il mare vero, quello profondo, subito, scuro, il nostro. Mi piace il mare di questo. Mi piace questo. Poi non ci sono gli squali qua. Alle Bahamas ci sono gli squali, che vado a fare il bagno in mezzo agli squali. Questo è un altro bel pezzo, questo è un Tavan, tanti di voi conoscono la marca, conoscono così la storia di questa grande casa che ha realizzato splendidi orologi, poi vabbè, ok, oggi si è un po' persa, e questo è un orologio che probabilmente è ricavato da un vecchio Tasca, dove hanno applicato in un secondo momento, a mio avviso, queste anse a fiocco, tra l'altro molto belle, ecco, e lo hanno trasformato in orologio da polso. Il quadrante è il suo originale, le lancette tipo Breguet a pomme. 1200 ho chiesto, ma ragazzi, un 46 mm, che secondi al 6, uno di quegli orologi che vanno tanto di moda oggi, noi lo abbiamo equipaggiato con questo cinturino NATO, che se non piace si può cambiare, non è un problema, credo però abbia le anse fisse questo, quindi teniamo presente che dobbiamo sempre inserire un cinturino per anse fisse. Parliamo di un orologio dei primi del Novecento, qui saremo 910-920, ripeto, probabilmente da Tasca era originariamente e poi è stato trasformato in orologio da polso. E beh, qua ci vuole un po' così chi ama questo genere di orologi, che poi sono stati resi celebri
durante la seconda guerra mondiale, no, per essere gli orologi che, utilizzati dai piloti dell'aviazione militare, no, sia inglese che americana, che tedesca, che francese, non dico italiana perché sono italiani, facevamo tre aerei, ce l'avevamo, vabbè. Mi ricordo che una volta ho letto che durante il bombardamento di Genova del giugno del 43, se non sbaglio, adesso le date non so se sono esatte, è un bombardamento che è avvenuto da una nave inglese che si è posizionata dietro il promontorio di Portofino e da lì ha cominciato a bombardare Genova. No, tu pensa un attimo, questa qui nave, una nave arrivata davanti e ha cominciato a bombardarci. E da Albenga c'erano due aerei, no, all'epoca, uno dei quali non è riuscito ad alzarsi in volo, quell'altro è riuscito ad alzarsi in volo, ma forse non riusciva ad arrivare a vedere cosa stesse succedendo. Quindi pensate che Genova è stata distrutta in quel bombardamento da una nave. Hanno preso il topolino com'è che si prende il topolino col, no, col formaggio, vabbè, col vischio, boh. Quindi questi 1200, te l'avevo detto, questi erano orologi utilizzati nell'aviazione, però degli altri paesi. Gli italiani non erano molto forti all'epoca con l'aviazione, non ci avevano tanta dimestichezza. Ritiriamolo, parliamo sempre male di quest'Italia, questa Italia, siamo noi stessi i primi che ci denigriamo da soli, però poi alla fine guai che ci tocca. Breitling, questo è il Blackbird, finitura PVD, grandata, 2005, c'è il corredo anche, scatola garanzia, non so perché sia ancora qua, davvero un bello orologio questo, Attenzione, poi l'ho messo nel 2005, credo che porti un listino, tra l'altro è attuale, se non è in produzione, è uscito dalla produzione da poco, e porta listini superiori ai 5.500 euro, questo dovrebbe costare sui 5.800 credo come listino. E qua, vedete appunto il sistema grandata che troneggia sulle ore 12, che visualizza appunto la data in maniera, devo dire, egregia, senza l'ausilio di lenti magnificatrici. Poi abbiamo questa finitura PVD che caratterizza la cassa e la lunetta, tra l'altro con i classici quattro cavalieri e i punti cardinali, e questa finitura PVD che dà questo carattere, diciamo così, militare all'orologio, no? Vediamo che oggi quasi tutti gli orologi militari indossati da appartenenti a forze speciali, eccetera, sono tutti neri, tutti rifiniti PVD. Perché? Perché sono più mimetizzabili, non sono riflettenti, non tradiscono la posizione, no? Il militare deve essere mimetizzabile, no? Si deve mimetizzare nell'ambiente. Non so come mai sia ancora qua, 2500 euro, 42 mm diametro, automatico, cinturino, caucciù, ritiramelo, grazie. Questo anche, qui avevamo poi abbassato il prezzo a 2003, il Paul Picot, Plongeur C-Type, tanto equipaggiato, in condizioni di pari al nuovo, equipaggiato della scatola, della garanzia, del secondo cinturino nero, ma c'è tutto qua, non, ma è possibile, davvero con un orologio del genere possa non essere gradito. Orologi che costano più del doppio di listino, condizioni pari al nuovo, facciamo fatica a venderli, ma è possibile. Qui davvero c'è grande qualità oltre che bella estetica, un'estetica un po' diversa, un po' fuori dal coro se vogliamo, no? Queste spigolature, questa satinatura accentuata, no? E questa geometria nelle linee, un po' fuori dal coro rispetto alla rotondità che oggi invece prevale, troneggia nei disegni delle casse, però è proprio questo secondo me il bello. A me piace tantissimo questa parte dell'attaccatura, per esempio, del cinturino all'orologio, con queste forme molto così geometriche. Zaffiro il vetro, 300 metri, corona e pulsanti a vite, guarnizioni
Tra l'altro anche riprendono il colore del cinturino in giallo, in Terban sono, no? Abbiamo il giallo delle guarnizioni, poi che lo troviamo anche, vedete, nella grafica all'interno del quadrante, che sono le lancette dei contatori cronografici. Abbiamo questa finitura quadrettata del quadrante, che poi è ripresa dalla finitura del cinturino. Insomma, dai, un bello orologio. Non so come mai non sia stato ancora apprezzato. Ritiramelo, dai, ritiramelo. Questo invece è un orologio adatto a un polso femminile, anche se comunque un orologio che nasce come orologio da uomo, è il misura media Tank Français, misura media quarzo. E beh, questo è un grande orologio. Se avessi avuto il corredo scatola garanzia sarei qua a chiedere 2,3, 2,4, siccome non ce l'ha chiedo 1,009, mi pare, o meglio il corredo della scatola c'è, perché una scatola ve la diamo. Non abbiamo la garanzia originale, però non è un orologio da scatola garanzia questo, eh. Questo è un orologio da indossare, godere, tiene il prezzo, da comprare usato, perché nuovo costa 5.450 e se lo andate a pagare 5.450, magari insomma, dai, oltre allo sforzo, magari quando uscite dal negozio qualcosa perde questo orologio. Invece acquistato così va bene, tiene anche il prezzo nel tempo. Le condizioni le vedete, pari al nuovo, orologio, dicevo, misura uomo, anche se è una misura media, ma molto apprezzato oggi dal pubblico femminile, sia per la sua forma, sia perché è al quarzo, e le donne amano l'orologio al quarzo, non hanno voglia di sbattersi lì col carica, non carica, mi si ferma, mi lascia a piedi, no? Un po' basta pensare alle donne come trattano le automobili, eh? Guardano quando va bene se c'è benzina, no? Perché sennò chiamano quando non sono poche coloro le quali sono rimaste senza benzina e ti chiamano. Sono rimasto senza. No, che poi se ne accorgono dopo un bel po', no? Che sono rimaste senza benzina. Perché la prima cosa che dicono è: non va più la macchina. Dicevo, come non va più la macchina? Cosa succede? Non va più, non si mette più in moto, si è fermata. Allora tu magari dici: ma guarda un po' l'indicatore della benzina. È a zero. Ah, ecco cos'è. Le donne sono belle per questo, loro no, a loro non interessa, loro usano le cose, non le mitizzano, non ne fanno dei fetici, loro le usano, devono essere belle al loro servizio, è un orologio al quarzo è al loro servizio, senza tante necessità di cure, è bello, lo levo, lo metto, lo lascio lì, dice sempre che ore sono. Va bene, 1009 la richiesta, ritiriamolo, grazie. Questo invece è di nuovo il Tissot Heritage, mi avete chiamato in tanti su questo orologio. Ho capito, ma a volte mi proponete dei cambi che non riesco a fare. Cioè, non costa tanto, 1400, cioè è possibile che... 1.400 e devo sempre, ora io posso capire su un orologio pesante, no? 5.000, 6.000, uno dice mi aiuto con un cambio eccetera, 1.400 poi mi proponete degli orologi che hanno lo stesso valore, che vi faccio? Io per fare un cambio alla pari ci rimetto 500 euro d'IVA, cosa ve ne chiedo? 500 euro che poi vanno a finire allo Stato? No, dai. Quando facciamo dei ritiri non è che non si possano fare su orologi del genere, però magari posso ritirare un orologio da, che so, 500, 600, 700 euro massimo su un orologio del genere. Posso ritirare un orologio a 1.500 su questo da 1.400. Non ce la faccio, ho un carico fiscale maggiore. Bellissimo tra l'altro questo Heritage di Tissot automatico con una cassa tonneau a doppia finitura, un magnifico quadrante dove abbiamo questi due toni, il fondo del quadrante e i contatori cronografici, una scala tachimetrica, anche se interna, molto ben evidente, ben dimensionata, insomma c'è tutte le sue cosine a posto a questo orologio, davvero bello, bello, bello. E anche il cinturino in vitello, imbottito, traforato, anche questo così, testimonia la vocazione automobilistica dell'orologio. Poi vediamo il lato B qua, la massa oscillante dedicata, dorata,
1853, costa il doppio di listino, questo è nuovo, eh? C'è scatola garanzia, c'è tutto, c'è tutto. Ed è anche un bel padellone grande, dico 42 mm di diametro, anche se parlando di una cassa a tonno rimane un po' difficile, no? Però le dimensioni ci sono davvero tutte, e c'è anche davvero tanta estetica. Ritiramelo, dai, ritiramelo. Ritorniamo un po' all'elegante, al raffinato, eh? Questo è il Patek Philippe, orologio che poi sicuramente stuzzicherà di più, intrigherà di più quest'inverno, quest'autunno. Però facciamo vedere anche adesso, perché no? Tra l'altro non è un orologio delicato, attenzione, questo è un orologio che può essere tranquillamente indossato, non è un extra plat, che notoriamente è un orologio molto delicato, addirittura in periodi estivi non va indossato perché il sudore del polso può penetrare attraverso il fondello, eccetera, no? In quelli sottili, sottili. Questo è un demi-plat, quindi una certa robustezza ce l'ha, possiamo portarlo anche d'estate, non farci chiaramente il bagno. E beh, questo comunque è il Calatrava, Clou de Paris, 34 mm il diametro, quadrante bianco smalto, lancette pensil, cifre romane radiali, zaffiro il vetro. Qui avevamo chiesto originariamente, qualcuno di voi ricorderà, 7.200 euro, poi l'abbiamo abbassato a 6.800. Questi però, attenzione, punzone di Ginevra, sono orologi che hanno listini superiori ai 20.000 euro. D'accordo che oggi il Calatrava ha un diametro di 40 mm, di 41, però costa anche 20 e rotti mila euro. E poi se voi così siete disposti a pagare 15.000 euro solo per avere 3 mm in più, vabbè, di diametro, vabbè, che vedevo di, fatelo. Che mania, è piccolo, ma che è piccolo, ma è un 34 mm, non è una misura giusta, è quell'altro che casomai è grande, non questo che è piccolo. L'orologio grande, 40, 41, se non 45, eccetera, dovrebbe essere proprio adatto a pochi, proprio a coloro i quali hanno polsi enormi, diciamo così, sovradotati, superdotati, per quanto riguarda il polso, eh? Poi il resto non lo so. Ma queste sono misure invece assolutamente adatte a tutti, in più, ecco, alla maggior parte della gente. Ritiriamolo. Poi alla fine, davvero, abbiamo questa mania degli orologi grandi, che stanno bene a pochi, è vero. Solo che forse siamo talmente abituati a vederli che ci siamo così abituati alla dimensione grande. Quindi se una volta eravamo un po' perplessi, adesso è normale che vedi girare dei topoletti alti così con un affare grosso così al posto. Vabbè. 2003, la richiesta per un altro Breitling, abbiamo visto prima il Blackbird, questo invece sempre vocazione aeronautica, addirittura il Frecce Tricolore, serie limitata di cronografo realizzato da Breitling, mi pare negli anni 90, e qui la sportività dell'orologio era saltata al massimo perché i cavalieri sono diventati d'acciaio, no? Non ci sono più i cavalieri in oro. E quindi insomma il bracciale è il Pilot, sempre in acciaio, e dicevo, con questo modello, tra l'altro edito in edizione limitata, in numero limitato di esemplari, la Breitling aveva voluto, oltre che dedicare chiaramente il cronografo alle frecce tricolori, comunque esaltarne il carattere diciamo così sportivo. Il diametro è 39, automatico, un bel quadrante nero matte, contatori tono su tono profilati, il bracciale è il tipo Pilot, anche questo realizzato attraverso la classica 5 file di maglie rettangolari rifinite a mustacciolo, inclinate, a finitura lucido, poi se volete una lucidata possiamo darla a questo orologio, anche se secondo me non ne ha troppo bisogno. E beh, questo è il Chronomat, no? Uno degli orologi più
anche caratteristici, no? che siano mai stati realizzati con i classici pulsanti e corona ogivale, che qua appunto abbiamo tutto in acciaio. E qua, 2.300 euro la richiesta, revisionato un anno di garanzia. Vediamo un po' se interessa a qualcuno, ritiriamolo anche questo, altro Pasha C, altro orologio realizzato in chiave sportiva. Ricordate che il Pasha Plongée, il Pasha è un orologio vecchio, è stato realizzato negli anni 30, sappiamo anche perché, no? Adesso non torniamo su queste cose, ma il Pasha C è una versione ipersportiva del modello, a cui hanno tolto il cabochon che di solito era presente sul cappuccetto della corona, copricorona, qui l'hanno tolto, poi hanno ridotto un po' le dimensioni, qua siamo sui 37 mm. La lunetta è diventata liscia, non più girevole e unidirezionale come nel plongeur, però comunque hanno conservato l'impermeabilità a 10 atmosfere. 2750 la richiesta, anche qui abbiamo il corredo della scatola, le lancette sono alla losanga, 369-12 Sinois, orologio molto apprezzato dal pubblico femminile, devo dire. Automatico. Poi abbiamo il classico bracciale Cartier, che richiama con le maglie la figura della C di Cartier. E bello anche questo mix, no, di modernità e tradizione, no? Le lancette a losanga che fanno parte di una tradizione estetica da altri tempi, inserite in questo orologio modernissimo. Poi attenzione, mannaggia, una delle due lancette mi copre parzialmente la data, o meglio la finestrella grandata che caratterizza l'ultima serie di questi modelli, perché il Pasha C, ricordo, in un primo momento era equipaggiato della data, però a finestrella tra le ore 4 e le ore 5, una finestrella piccola, e poi in un secondo tempo hanno deciso così di inserire la doppia finestrella grandata sopra le ore 6, che comunque insomma lo rende anche, devo dire, più oltre che essere più leggibile, no? Facilmente leggibile la data, anche esteticamente così fa guadagnare all'orologio. Ritiralo. Altro pezzo in particolare volevo dire, il Longines due corone. Qui abbiamo l'esemplare che è praticamente nuovo, qui abbiamo chiesto del 2015, scatola garanzia, abbiamo chiesto 1.300 euro. Questo è un orologio storico, se qualcuno di voi è appassionato di vintage conoscerà sicuramente i valori dei due corone della Longines originali dell'epoca degli anni 50. Oggi ci vogliono cifre folli, perché ne hanno venduti fatti pochi, a noi ne sono arrivati ancora meno e sono rari, ma molto molto apprezzati. Qui la Longines ha voluto così rifare un po' questo leggendario modello, e caratterizzato da questa lunetta interna. Questo è un diver la cui lunetta è posta all'interno del quadrante ed è azionata, quindi c'è la possibilità di regolarla attraverso la seconda corona, quella posta a ore 4. 1.300 la richiesta, ben dimensionato, vedete la cassa tipicamente anni 70 qui. La Longines aveva così optato per questa soluzione della lunetta interna azionata da una seconda corona, che era una soluzione più dispendiosa, era una soluzione che costava di più, perché è logico, se tu metti una lunetta esterna girevole, unidirezionale, costa molto meno, non hai bisogno di inserire un secondo così ingranaggio, un secondo gioco di ingranaggi che poi permetta attraverso la corona di far muovere la lunetta interna. Quindi il due corone è comunque un sistema più costoso. Oggi mi pare che l'IVC utilizzi ancora questo sistema con l'acqua timer. Sì. Poi quasi tutti i diver ormai sono equipaggiati della lunetta esterna girevole unidirezionale, però vabbè, insomma, oggi la tecnologia, i sistemi di progettazione e realizzazione degli oggetti è notevolmente cambiata, è molto più facile,
così equipaggiare un orologio con una lunetta esterna che sia sicura, affidabile, precisa, non si muove, eccetera. All'epoca il discorso era un po' diverso. Ritiriamo, sì, perché poi quando valutiamo le cose vecchie, no, vintage, eccetera, dobbiamo sempre rapportare la difficoltà di esecuzione a quel periodo, cioè non era facile negli anni 50 realizzare certi orologi. Oggi magari è una sciocchezza, ok, va bene, d'accordo. Come nelle automobili, io mi ricordo quando ero bambino, la maggior parte delle Fiat, quando arrivava l'inverno, non partivano, mi ricordo, poi mio padre andava giù, spingevano, lo spinterogeno, l'acqua, cosa. Ebbene, cioè, oggi fa sorridere, no? Cioè, le macchine di oggigiorno non hanno certo problemi di partire al mattino quando fa freddo o quando piove. E sono passati solo magari 40 anni. Qui invece sono passati dal 43 ad oggi, cosa sono passati? Quasi 80 anni. Nel 43 è stato progettato questo orologio dalla Panerai, il Mare Nostrum. Però ne hanno realizzati davvero due o tre prototipi, perché poi è arrivata la guerra, nel 44 se non sbaglio, sì, e non hanno più potuto realizzare questo modello. La Panerai ha ripreso a fare orologi unicamente per la Marina Militare Italiana, sappiamo tutto, eccetera. E questo è il Mare Nostrum, quindi un orologio che è pochissimo conosciuto, poi è stato, mi pare, quindi fatto, progettato, realizzato in due o tre pezzi nel 43, poi riproposto dalle officine Panerai nel 93, attenzione a questo, quindi è un logo Panerai, trattativa riservata, scrivimelo questo, trattativa riservata, se noi avessimo un Mare Nostrum originale, prototipo, boh, avremmo risolto, parte dei nostri problemi terreni, quelli che possiamo risolvere, però attenzione, ci sono dei problemi che non li puoi risolvere, quelli del cuore, quelli della salute, quelli mica li risolvi facilmente con i soldi, è proprio vero, dice, i soldi non danno la felicità, però nemmeno la miseria dà la felicità, questo è vero o no? O meglio, come diceva Govi, figuriamoci la miseria, se i soldi non danno la felicità, figuriamoci la miseria, se la dà la miseria. No, comunque davvero, orologi del genere, oggi gli originali della Panerai hanno raggiunto quotazioni di oltre di centinaia di migliaia di euro, vengono battuti quando si trovano alle aste, a cifre davvero importanti, se ci fosse un mare, io non l'ho mai visto, però un Mare Nostrum originale non l'ho mai visto, di quelli appunto realizzati nel 43, se ce ne fosse uno, ciao. Ritiriamolo, dai, trattativa riservata, qui c'è la garanzia, ecco, dimenticavo, dico sempre sciocchezze, la cosa importante poi non le dico, c'è la garanzia, non c'è la scatola, hanno perso la scatola. Questo è un altro Cartier Santos, ultima generazione, da uomo automatico con il bracciale robusto finalmente, perché il tallone d'Achille di questo orologio era il bracciale, che aveva quelle maglie che si inserivano in quella sorta di binario, per cui insomma se schiacciavi, trattavi un po' male l'orologio, che si allargava il binario appunto e la maglia scappava e non c'era niente da fare. Qui è stato integralmente riprogettato il bracciale, adesso non dà nessun problema, robustezza e durata assicurati di questo bracciale. 3.850 la richiesta, scatola garanzia, c'è tutto, condizioni pari al nuovo. Santos uomo automatico, fai vedere il bracciale, fallo vedere com'è bello. Fai vedere che non abbiamo un difetto, il bracciale, classiche maglie a sviluppo orizzontale del bracciale Santos con le vitini, con le viti che poi sono viti ornamentali, lo dico sempre, non sono viti che abbiano una funzione di tenere le maglie, no, c'entra niente, le maglie, vedete, sono trattenute dalla vite passante, queste viti qui hanno solo una funzione ornamentale, perché in realtà
siccome il Santos è un orologio regalato a Santos Dumont, no, regalato, realizzato per Santos Dumont, che era uno dei primi aviatori, eccetera, no? Queste vitine richiamano esteticamente i rivetti che legavano le varie piastre d'acciaio con cui si realizzavano i primi velivoli negli anni 20-30, non so se qualcuno di voi ha presente, ricorda immagini, ha visto, eccetera, no? E anche le navi, per esempio, mi ricordo le prime navi realizzate in acciaio erano caratterizzate da queste piastre d'acciaio che venivano legate fra loro appunto da rivetti, no? Da rivetti. E la stessa Tour Eiffel, no? I chiodi di Parigi erano quelli. Ebbene, queste è a ciò che si riferisce, si richiama esteticamente quando ancora conserviamo le viti sul bracciale Santos. Ritiramelo. Altro pezzo da usare quest'estate senza riguardo. Lo portate sia che andate in profondità oceaniche, andate nel deserto, andate nella neve, andate dovunque, questo è un orologio che vi segue senza problemi. È il Breitling Super Ocean, impermeabile a 1500 metri, il dato di impermeabilità è mica poco, 150 atmosfere, il prezzo è 1600, vedete voi, 1500 metri, se fosse un Sea Dweller 1220 metri sarei qua a chiedere 9.800, 10.200, non lo so, 15.000 euro, tanti Rolex oramai sparano i prezzi così come io sparo le stupidaggini. Bello il quadrante, finitura Soleil, guardate che meraviglia, è un 39 mm di diametro, lunetta girevole ovviamente unidirezionale, abbiamo la valvola per lo scarico dell'elio e guardate, se racconto bugie, sotto tra l'altro le scritte che indicano il modello Super Ocean, il fatto che sia certificato COSH, che sia un automatico, ecco, come ultima scritta, indicazione della profondità, 5.000 metri o 5.000 piedi oppure 1.500 metri. Non sono tanti gli orologi impermeabili a questa dimensione. Poi tra l'altro del Super Ocean, questa è una prima versione, poi ne vedremo adesso, fra qualche orologio, ne vedremo una seconda versione. Mi aggiorni sul tempo, Mario? Ma perché non mi mettono... 32 minuti, perché non mi mettono il time code? Che io non. Guarda che vita che devo fare! Io devo avere l'orologio in testa, oltre ad essere circondato dall'orologio, devo averlo anche nella testa. E dicevo del bracciale, tra l'altro in acciaio, con la Fiblock di sicurezza. Questo è davvero un orologio adatto a tutti gli utilizzi. Sicuramente sarà all'altezza delle vostre performance sportive o vacanziere, poco ma sicuro. Ritiralo, questo invece è più delicato, questo non me lo portate sott'acqua, ritiramelo, non me lo portate sott'acqua, non me lo trattate male, non me lo portate fra i ghiacci del polo, sulle sabbie roventi del Sahara, questo ve lo potete indossare una sera a cena, magari in una località di mare, con la vostra abbronzatura, la vostra camicia di lino, questo è un orologio che va usato in quest'ottica. Reverso, Classic, carica manuale, oro, magnificamente conservato, abbiamo la scatola come corredo, è il Classic, attenzione, che è la misura da uomo, però devo dire molto apprezzata anche dal pubblico femminile, la prima misura che hanno fatto del reverso, non è un lady, attenzione, perché poi lo mettano le donne è un altro discorso, ma le donne hanno cominciato ad invadere il campo maschile già negli anni 20, hanno cominciato negli anni 20 con i pantaloni, è vero o no Mario? Hanno cominciato con i pantaloni, a mettersi i pantaloni e poi sono andati avanti e hanno,
adesso praticamente tutto quello che è considerato maschile, loro se ne appropriano, lo usano, lo fanno, lo traducono al femminile. Quindi questo è un orologio da uomo, anche se apprezzato dalle donne. Cosa chiediamo? 3950. Non riesci più a chiuderlo? Dai, prova un po' a chiuderlo, vediamo. Dai, se si rompe non costa tanto. L'altro giorno ne hai rotto uno a 5000. Questo qua cosa vuoi che sia? È la posizione. Dai, spingi, vediamo un po' se riesci. Non si riesce, ma non è possibile. Ma com'è possibile? Ma scherzi? Vabbè, hai paura. Se già uno ne hai rotto uno da 5000, adesso me ne devi pagare uno da 4. per quanto dovrai ancora presentare orologio? Per i prossimi 25 anni probabilmente. Carica manuale, ritiralo. Questo è il nuovo Erabello, questo è lo Slim Power Reserve della Freddy Constant. Visto che ce l'hai fatta a chiuderlo, cosa ci vuole te? Così, è la posizione. No, beh, ma adesso semmai ci diamo un po' di lubrificante e la rendiamo più scorrevole, così sei più tranquilla, dai. E di questo appunto cosa chiediamo? Del Power Reserve Slim Power, 41 mm il diametro, non mi ricordo. Della Freddy Costan, cosa chiediamo? 1.900, beh, ma io l'ho visto proposto questo orologio a cifre molto molto più alte. Qui c'è lo scatola, garanzia, le condizioni sono pari al nuovo, una bella cassa in acciaio e rotonda, leggibilissimo il quadrante con queste grandi lancette a foglia, il datario analogico indicato sulle ore 6, il quadrantino ausiliario della riserva di carica, quindi non parliamo di un orologio complicato, appunto lo Slimline Power Reserve si chiama questo orologio, Slimline probabilmente perché è sottile, orologio quindi elegante, sportivo, raffinato, però elegante, e la Freddy Constant comunque è un marchio che sta crescendo davvero tanto, vedete tra l'altro anche il grado di finitura sia sulla chiusura dove abbiamo questa finitura personalizzata, non solo della chiusura del cinturino ma anche vedete della massa oscillante dorata, oro rosa e dedicata, personalizzata, quindi insomma poi vedete le finiture Costa di Ginevra, le finiture, le viti azzurrate, l'anglage, insomma finiture degne dell'alta orologeria, però qua il prezzo ancora non è di alta orologeria, perché l'alta orologeria sarebbero 19.000 euro, qui invece sono ancora 1.900, bello, no? Ma Freddy Constant, qui c'è poi tra l'altro c'è scatola garanzia, è davvero un marchio, una casa che mi sta sempre di più stupendo. E vai avanti, ritiralo, questo è un 40 mm, 41 mm, qui vabbè, c'è una mezza trattativa in corso, più che trattativa è un braccio di ferro, vediamo chi vince, va a finire che vince poi il terzo, sapete che tra i due litiganti il terzo poi gode, e è l'ovettone, quello degli anni 50, col calibro 10-30, devo dire magnificamente conservato, revisionato, un anno di garanzia, la lunetta godronata, che vi devo dire? Cioè, sì, c'è questo braccio di ferro, perché insomma c'è un ritiro da fare, però è un orologio che, non che non abbia valore, ecco, lo ribadisco, l'orologio che mi voglio dare indietro è un orologio di tutto rispetto, adesso non chiaramente non dico il peccato, ma o meglio non dico il peccatore, ma purtroppo il quadrante è ristampato e poi io queste cose le dico, no? Quindi quando ritiro un orologio che ha il quadrante ristampato lo rivendo poi come quadrante ristampato e il prezzo, specialmente nei vintage, è notevolmente inferiore di un quadrante ristampato. Nei vintage, quello che vale nell'orologio vintage è il quadrante, signori. È inutile che ci giriamo intorno, quello che vale è il quadrante. Il quadrante originale raddoppia, triplica il valore dell'orologio vintage. Quindi un orologio degli anni 40, prestigioso ovviamente come casa, come movimento, eccetera, se ha il quadrante originale vale
3-4 volte di più che non col quadrante ristampato. Il problema è che questi orologi, pur essendo grandi orologi sotto il profilo meccanico, spesso avevano tallone d'Achille nel quadrante, no? Perché i produttori non facevano tanto caso alla qualità del quadrante, un po' perché c'erano i mezzi che sono per le vernici di allora, non è che fossero le vernici che ci sono oggi. E poi non fregava più di tanto, il quadrante quando si rovina lo cambiamo, lo ristampiamo. Quello importante è che non si rovini, che duri il movimento. Consideravano il movimento come, diciamo così, valore centrale dell'orologio. Non c'entra niente con questo, io questo ve lo sto facendo vedere, è un orologio per cui ho chiesto 3.750, continuo a chiedere questa cifra qua. E adesso, cioè, ho detto anche pubblicamente quello che poi racconto in privato alla gente, magari sembra che uno, magari così, dietro il banco del negozio racconti che Cristo è morto di freddo. No, no, cioè, io dico le cose sia pubblicamente che privatamente, quelle che sono. Purtroppo, ecco, a volte è una cosa piacevole raccontare la verità, a volte no. Ritiriamolo. Quindi c'è questo braccio di ferro. Questo non ha problemi di ristampa quadrante, è un orologio attuale, è l'Hydroconquest di Longines. Mi pare avessimo chiesto 1.200, cosa abbiamo chiesto? Guarda un po', Ale. 1.500, vuoi vedere? Così tanto? Perché 1.500? Beh sì, costa 2.100 euro di listino. No, vabbè, ma 2.500, fammi un po' vedere, ma no, facciamo 1.350, dai, è nuovo, lo so, lì potrei tranquillamente reggere i 1.500 perché costa di listino 2.100, quindi chi lo volesse comprare va in un concessionario Longines, l'Hydroconquest è lì presente perché è in produzione, quindi è nelle vetrine dei concessionari, costa 2.100 euro, poi magari un po' di sconto ve lo fanno, ma io se voglio venderlo bisogna che sono un po' aggressivo qua, 1.350, dai, 1.350 ve lo do, ma è nuovo, Mi dirà, attenzione, ecco perché avevo chiesto 1.500, perché c'era il discorso, ecco, facciamo così, 1.350, però chi ha il polso, ecco, adatto a questo cinturino, perché se devo cambiare il cinturino c'è 300 euro di spesa, e allora vado fuori budget, perché questo è un cinturino nuovo, però lo hanno tagliato perché probabilmente era un polso piccolo e lo hanno ridotto. Per riportare il cinturino alle dimensioni originali bisogna comprarne un altro, ho già chiesto, mi sono informato, c'è questo cinturino nuovo, si può avere in questo orologio, costa però 300 euro, ecco perché ora che mi ci viene in mente avevo messo 1.500, perché se a 1.350 non riesco a dare il cinturino, Per cui chi avesse bisogno, cioè se arriva qualcuno che ha il polso un po' più grande, non gli va bene, bisogna cambiare il cinturino, costa 300 euro, magari faremo metà per uno, vediamo un po', Beh, se facciamo metà per uno, diventa 1.500. Ci mettiamo d'accordo, dai, ci mettiamo d'accordo. Ritiralo, questo è un bel cronografo subacqueo dell'Hydrocon. Questo è uno dei più belli orologi che abbiamo qui dentro. L'Eternamatic Contiki, l'ultima versione, quello realizzato col movimento di manifattura e cassa in bronzo. Qui abbiamo chiesto 2.400 euro, confermo la richiesta, faccio fatica a tenere questo prezzo, questo è davvero un gran bel subacqueo. Quadrante polvere di stelle, grafica leggibilissima, degna di tutti i diver, un 200 metri, bella corona grossa, dimensionata, lunetta girevole, unidirezionale in ceramica. Poi abbiamo questa cassa in bronzo. Attenzione che parlando delle Eternamatic, che tanti di voi non conoscono, mettimelo il diametro 41 mm. Parliamo di una casa che è nata nel 1856. Ad opera di due persone, uno si chiamava Urs Schild e l'altro era Joseph Girard, no? E danno origine a questa casa che subito non viene chiamata Eterna, ma il nome Eterna arriva nel 1906. Quindi insomma parliamo di una casa che davvero è stata
nasce alla metà dell'Ottocento, quindi tradizione, esperienza ne avrà nel tempo. Tutti la conoscono per questo orologio, per il Contichi, che è stato, diciamo, un orologio che così ha caratterizzato una missione particolare nel 1947 della Zattera, no? Che ha dimostrato che dalle coste dell'America Latina si poteva arrivare alla Polinesia, no? Quindi dal Perù alla Polinesia, con una zattera, diciamo così, costruita con materiali e attrezzature precolombiane, no? Quindi questo esploratore ha voluto dimostrare, no, che le coste della Polinesia potevano essere state colonizzate in epoca ancora pre-Colombo. E questa spedizione è stata caratterizzata da un orologio, no, che viene dato ai componenti, ed era appunto il Contichi dell'Eterna Matica. Poi questa casa oggi è stata, nel 95, rilevata niente poponi meno che da Ferdinand Alexander Porsche. Sì, quello delle macchine, quello delle macchine. E tra l'altro ricordiamo che l'Eterna è sempre stata una costola molto importante di quella casa, la ETA, fondata nel 1932, che è un attuale, possiamo dire sì, colosso della realizzazione di movimenti. Quindi, insomma, quando parliamo di Eterna, i più non conoscono cosa voglia dire, ma in realtà dietro c'è parecchio. Oggi è un marchio che appartiene a un gruppo particolare e lavora a livello di manifattura, cioè realizza in casa i propri movimenti. Un ultimo particolare che faccio notare di questa casa, di questo orologio, che lo vediamo in questo orologio, vedete sulle ore 12, sul triangolino, quei quattro pallini, anzi cinque pallini, ebbene, quelli vanno a testimoniare il fatto che proprio l'Eterna ha inventato un sistema di cuscinetti, che poi venivano a sostenere la massa oscillante che poi ricarica il movimento. Quindi, insomma, tanta roba. Ritiriamolo, questo orologio che tanti di voi mi snobbano, non conoscono, ma in questo caso è anche molto bello esteticamente, e poi ha tanto da raccontare, questo invece, dai, lo conosciamo, 9.800 euro, dei Just, oro, braccialato Jubilee. Che devo dire di questo orologio? Tanto questi ormai sono diventati delle cedole da investimenti. Io non ho più passione nel presentare, nel lavorare su Rolex, perché non sono più orologi, sono dei bot, dei CCT, delle azioni, dei conto pronto termine, non lo so come. Io vendo orologi, non faccio il promotore finanziario. Non voglio rubare il mestiere a tanti miei amici che fanno appunto i consulenti finanziari. Mo sono diventato un consulente finanziario, ma secondo lei quanto è che è? Come faccio a dirlo? E poi non mi piace, davvero, è più forte di me, non mi piace considerare. Lo so che comunque è un'esigenza di oggi, ok, lo so, lo capisco, perché sono anch'io in questa condizione. Purtroppo dobbiamo stare attenti ai nostri soldi, cioè ne abbiamo pochi, ce ne rimangono sempre meno, ce ne portano sempre via di più, vabbè. Quindi capisco che è un'esigenza, però non mi piace questo associare l'orologio ad un investimento, no? Dove il fine diventano i soldi, il proliferare di questi, e non un mezzo, perché i soldi dovrebbero essere un mezzo per comprare l'orologio, oggetto invece del nostro desiderio. Vabbè. Ritiralo, per l'ennesima volta mi sono lamentato di questo fenomeno, di questa domanda per i Rolex. Quanto? 15, vabbè, ce l'abbiamo tempo. Eccolo qui l'altro Super Ocean da 1500 metri. Questo però è l'ultimo modello, scatola garanzia, qui chiediamo 2400 euro.
è quello con la lunetta in ceramica, il cinturino caucciù, prima abbiamo visto quello integralmente in acciaio, vecchio modello di Super Ocean, questo invece è l'ultimissimo modello, l'ultimo Super Ocean, condizioni pari al nuovo, scatola garanzia. E c'è una differenza di prezzo tra questo e quell'altro, quello costava 1.700, questo costa 2.400, però entrambi i prezzi direi lontani da quello che è in realtà il listino, il listino. Anche qui 1500 metri, 5000 piedi, l'impermeabilità garantita, quindi insomma, ripeto, se consideriamo che il Sea Dweller ne ha 1220 ed è un orologio da 15.000, beh, insomma, vedete voi. Davvero bello, molto ben rifinito in tutti i particolari, un cinturino bellissimo, traforato, caucciù, lunetta, ripeto, ceramica, zaffiro il vetro, leggibilità, devo dire, eccezionale. È proprio bello, esteticamente e tecnicamente, proprio un grande orologio. Per chi cerca un subacqueo da indossare, da portare, non da mettere in cassetta. Gli orologi vanno portati al polso, goduti, rigirati fra le mani, osservati. C'è gente che si guarda l'orologio, sapete quando i bambini gli compri le scarpe nuove che si guardano sempre le scarpe? Ecco, c'è gente che lo fa con l'orologio e io sono fra questi. Io mi guardo sempre l'orologio, non per sapere che ore sono, ma per il piacere di guardarlo. Ecco, così va vissuto l'orologio. Ritiralo, dai, ritiralo. Poi c'era il Submariner, quello anche qui abbiamo diverse trattative in corso, poi anche qui insomma bisogna vedere se ci saranno sviluppi concreti. Quello trattativa riservata, un po' lo dico il prezzo, un po' no, secondo come mi gira. Comunque insomma, chi è interessato a questo orologio, certamente, anche se dico il prezzo, poi alla fine non se ne sta, non se ne sta, perché se io dicessi 2000 euro, venite in negozio e mi dite ma mi può fare 1.800, cioè ecco. E comunque quello pubblicato del 93, scatola garanzia, eccezionale stato di conservazione, tant'è vero che è un orologio che è stato degno di pubblicazione sul doppio volume dedicato ai Submariner della casa Mondani, della casa editrice Mondani, famosa per essere molto attiva nel campo delle pubblicazioni sulle sugli orologi, appunto. Ritiramelo, va. Poi di nuovo è un altro subacqueo DOC, questo è l'Aquaracer di Tagoyer, unico, o meglio, insieme all'Omega, gli unici due cronografi che possono essere azionati, o meglio, le funzioni cronografiche possono essere azionate durante l'immersione, nonostante che questo, vedete, abbia i pulsanti di forma, che tra l'altro sono ricoperti in un materiale di caucciù, no? Quindi nonostante i pulsanti di forma, quindi non a vite, questo è un cronografo che può andare a 500 metri, attenzione, e possiamo, se vogliamo, azionare il cronografo anche sott'acqua. 1.700 la richiesta, 40 mm il diametro, lunetta girevole, unidirezionale, una lunetta particolare, vedete, dodecagonale, con questi cavalieri, diciamo, a finitura lucida, che ne garantiscano un'ottima presa della lunetta stessa, perché giustamente non deve essere facile così da azionare, da girare, deve opporre una certa resistenza. E poi vedete le caratteristiche di robustezza della cassa, del bracciale, della chiusura, doppio pulsante, del fondello largamente inciso, addirittura con, vedete, in rilievo inciso lo scafandro del palombaro. Quindi insomma l'acquaticità di questo orologio è un po' la parola d'ordine, vetro zaffiro, 500 metri di impermeabilità garantita, e questo secondo me è uno dei più bei diver. È chiaro che se cercate un orologio sportivo diver, poi se cercate invece l'orologio per andare alla comunione della figlia, no, questo non va bene. Se si sposa la nipote non ve lo potete mettere, se no sembrate il fratello scemo di Rambo. E poi ce n'è gente che viene al matrimonio con questi orologi qua, ma non lo vai, ma ce l'hai un orologio da mettere un po' per me? Vabbè.
Ritiriamolo, dai, che abbiamo sempre meno minuti qua. Frank Muller, 9008, cronografo. Questo è di nuovo un grande pezzo, uno dei più belli, esteticamente parlando, per poi chi come me ama gli orologi con cassa di forma, non può restare insensibile alla vista di cotanta bellezza. Cintré Courvet, Casablanca, automatico, orologio da 20.000 franchi come listino, perché costano delle fucilate, una scatola dovremmo averla, anzi senza il dovremmo, cifre arabe sinua dipinte a mano, tre contatori cronografici in contrasto, argenté, lancette a losanga, luminescenti, secondi centrali lo stesso, ben dimensionato, grande. Attenzione, perché questa è la versione, l'ultima versione della cassa Cintré Courvet, che è comunque dimensionata, robusta. E qui siamo nell'alta orologeria, signori, vedete lo spessore e la curvatura, tra l'altro anatomica, della cassa, che poi si riflette sul vetro. Il vetro, per fare questa curvatura del vetro, pensate che si parte da un cristallo di corindone spesso un centimetro, che poi viene debitamente lavorato, scavato e plasmato, direi quasi, e non è facile lavorare un cristallo di corindone. Ritiralo, dai, ritiralo. E questo è un altro pezzo che va per la maggiore adesso, uno dei pochi che ci sono rimasti. Direi che Rolex d'acciaio abbiamo questo, poi c'è, sì, poi c'è, mi pare, un 5513, e c'è rimasto il 126300 nuovo, che secondo me è uno dei più belli, se non il più bello orologio della Rolex che sia fatto adesso. E di questo chiediamo 8.400 euro, per correttezza ricordo che il suo listino è 7.950. Come mai viene venduto più caro? Che ve devo dire? Perché è molto desiderato ed è poco offerto. Questo è in condizioni pari al nuovo, scarto le garanzie. Il 126.570, referenza dell'Explorer 2, chiamato anche Freccione, questo ultimo modello, perché vedete hanno riesumato la lancetta arancione a forma di freccia, ben dimensionata, chiamata appunto Freccione, che ha caratterizzato questo Freccione, il primo modello di Explorer 2, quello degli anni 70, il 1655 per intenderci, no? Adesso la nostra Alessia ci fa vedere le condizioni, non c'è un'incertezza in questo orologio, devo dire egregie. Pari al nuovo. 8.4, la richiesta, per chi non lo trova, venga a trovarci, ritiralo. Questo è arrivato da poco, è l'Heritage Chrono, è del 19, non 1919, 2019, e costa 4.310 euro di listino, ve lo propongo a 2008, scatola, garanzia, c'è tutto. L'Heritage è quello che richiama nel quadrante il leggendario Monte Carlo, cronografo degli anni 70, carica manuale, che oggi vale 20.000 euro, ne hanno fatti pochissimi, e aveva il quadrante appunto caratterizzato da questa grafica particolare. E questo riprende appunto esteticamente il quadrante del vecchio Monte Carlo. 2008 la richiesta, 2019 scatola garanzia, condizioni direi pari al nuovo. Questo fa parte di una delle ultime generazioni degli cronografi Tudor, che ricordo nascono negli anni 70 appunto con il Monte Carlo. Poi sono arrivati gli Automatic Chrono Tudor, e poi è arrivato il Prince Date, e poi adesso sono arrivati i Black Bay, gli Heritage, insomma questi modelli di oggi che tutti conosciamo, che costano di listino, hanno dei listini importanti. Questo, ripeto, costa 4.310 euro di listino. Ritiramelo. Vi ricordo l'oisterino, quello che poi abbiamo chiesto 2007, con la cassa in oro, quadrante champagne senza data, cinturinato, se non vi piace il cinturino ve lo cambiamo.
Questo comunque, secondo me, per chi volesse avvicinarsi al mondo Rolex oro, con cassa in oro, potrebbe essere un bel entry level. 2007 sono una cifra abbastanza alla portata. E ricordo che è in oro, attenzione, è un cassa oro, quindi insomma Rolex in oro sono orologi importanti. E qui la richiesta 2007, dicevo, possiamo eventualmente cambiare, se vogliamo, il cinturino. 34 mm il diametro, no data, certificato Kosh, lancette a daga, siamo, diciamo, nella seconda metà degli anni 60. Però se li porta bene, questi 50-60 anni che può avere, no, 60 no, ne avrà 52-53, però se li porta bene, un bel giovanotto ancora. Ritiralo, questo invece è un 2017, però sembra un neonato, è il Tudor Black Bay, la versione acciaio oro. Scatola garanzia, pensate che costa 4.960 di listino, sono qui a proporvelo a 3.200 euro, ma è nuovo. Chi avesse in mente di acquistarlo, a parte che adesso lo fanno, mi pare, con un altro quadrante, con un quadrante champagne che a me non è che piaccia molto, lo preferisco col quadrante nero. No, lo fanno ancora con quadrante nero, comunque sappia che costa 4.960 e non ne fanno sconti. Adesso lo sapete come funziona su Rolex e Tudor, i concessionari, devi andare lì e voglio dire avere il biglietto per l'ingresso e pagare solo per entrare in concessionario da Rolex si paga, quindi figurati se ti fanno lo sconto. 42 mm il diametro, automatico, lancette Snowflake, il richiamo estetico al submarino in acciaio oro mi pare abbastanza evidente, che dite voi, allarga un po' l'immagine, indici bicchierini, rimessa rapida del datario, 3.200 la richiesta, scatola garanzia del 2017, impermeabilità garantita credo a 200 metri, attenzione che questo è tutto acciaio oro, non è placcato oro, la Tudor, pensate un po' alla Rolex che forza che ha, anche con la linea economica che è la Tudor, riesce a realizzare modelli in acciaio oro in tempi in cui il metallo supera le 50 euro al grammo come quotazione. La Rolex non è che compra meno l'oro, anche lei se lo paga come quotato, perché quando la signora Rolex va dal banco metalli, quanto vuole? 4 tonnellate d'oro? Beh, mi deve dare 50 euro al grammo. Fate un po' voi la cifra che deve tirar fuori la Rolex per realizzare gli orologi in oro, oppure, come in questo caso, acciaio oro, Tudor, pensate, Tudor. 4.960, 3.200 la richiesta, ritiramelo, grazie. Questo è il più bello orologio della Rolex che ci sia oggi. Questo è suo fratello con la lunetta in oro bianco, sto parlando del Datejust 41 mm, referenza 129-300 oppure 129-334 nel caso in cui sia con la lunetta in oro bianco. Questo è con la lunetta liscia, quindi 129-300. Il calibro è il nuovo 32-35 con una riserva di carica di 72 ore. Un calibro completamente riprogettato, realizzato da Rolex, perché la Rolex non si limita a sovradimensionare le casse, no, ti riprogetta, ti realizza un nuovo calibro, e questo, devo dire, lo fa solo lei. Questo onore del vero Rolex, a parte il fatto di essere antipatico perché è desiderato da tutto, un po' come una bella donna, no? Di questo è, attenzione, vabbè, questo costa 7.550, chiediamo il 10% in più, è nuovo, scatola garanzia, non ha mai, è un 2020, febbraio 2020, questo è ancora plasticato, non è mai stato indossato da nessuno. Chiediamo un 10% in più del listino, per cui andiamo a finire a 8.300. Però, onor del vero, devo dire, costa 7.550 questo orologio, Però siccome è talmente bello, talmente desiderato, talmente introvabile, si può permettere il lusso questo orologio di essere venduto a più di quanto chiede la casa madre. Ultimo pezzo, L'Avana, facciamo vedere L'Avana, dai, L'Avana, lo ricordo, chiediamo 19.800.
Audemars Piguet Offshore, si chiama Havana questo per via del quadrante brown, che poi riprendo, ripreso dal colore Havana, il colore brown ripreso dal cinturino. 24.000 euro di listino, 19.9 la richiesta, pulsanti e corona in ceramica, 44 mm il diametro, decoro mega tapisserie nel quadrante, calibro 21-26 su base Frédéric Piguet. Ci sarebbe da parlare per l'intera durata della trasmissione su questo orologio, invece mi devo limitare a pochi secondi, però diciamo a buon intenditor poche parole, no? Questo è un orologio che se siete interessati lo venite a vedere, ne parliamo, dai, cioè un orologio nuovo, scatola e garanzia. Esaurito il tempo a disposizione, quindi non mi resta che ringraziare come al solito coloro i quali hanno avuto la pazienza di ascoltarci e magari anche di telefonarci, di interagire con noi, fa sempre piacere. Saluto Mario, ci rivedremo prossima settimana, saluto la nostra Alessia e saluto soprattutto tutti voi. Buona serata, arrivederci. Yeah, me do what I want when I come through. I need a girl like